È finita. Vai, traduci. Ora possiamo stabilizzarci. Che cos'è? Una bomba? Yumi. Yumi, non fare cose stupide. Non ti darò i soldi. Yumi. Mi odi così tanto. In effetti, lui da menare. Non posso. Che sia ancora arreso? No. Non importa quello che importa, diventerò il prossimo chairman del Tajoukran. Dai, Nishiki, è impossibile. Jingu li prenderà in giro. Jingu no honto no mokuteki wa nai. Lo so già. Che bella faccia. So tutto. Doyukoto? Ittaro Kiri. Te l'ho detto, Kiri, 10 anni fa, da quando ti ho tradito. Non credo a nessuno. Quando Jingu è arrivato da me, non ne credevo dall'inizio. Quindi sapevi quello che stava succedendo? Certo. Non volevo perdere. Non volevo perdere verso di te, Kirio. Nel senso, Kirio è sempre stato il più figo, gli hanno detto tutti. Io amo Yumi, ma non mi ha mai guardato per più di 2 volte. A Yumi interessava solo di te. Dopo l'incidente 10 anni fa, ho perso quello che sentivo un pezzo della mia vita. Siamo cresciuti insieme. E dopo ho deciso che avrei sacrificato tutto per cambiare il destino. E il sacrificio includeva Kazama e Renzo. Giusto. Adesso mi prendo i soldi e erediterò il Tojo Clan. E ti prenderò anche io. Per la prima volta controllerò il mio destino. Capisci in cazzo, diciamo. Nani. Perché non vorresti? Cambiare il destino non ti farà felice. Stai solo scappando una cosa che non vuoi fronteggiare. Se veramente vuoi cambiare il destino, affrontalo invece di correre via. Come fai? Non puoi capire cosa ho, tutta la conoscenza che ho appreso. Ma stai bene, senza. Nishiki? No. Capisco che sei perso di testa. Ho perso voi. Io vi volevo bene. Ma anche se volevo, non potevo riprendermi indietro 10 anni. Non possiamo scappare da questo fatto che ci ha segnato. Quindi, boh, ti picchio. Non è una traduzione letterale. La nostra battaglia dovrà finire. Wow, raga, petti nudi la... qua. Ah, lui è la carpa. Sì, lui è Magikarp e l'altro è il dragone. Ah, questo è l'intro. Avete ammarrato, questo è il boss finale. Eh sì, ecco il boss finale. Wow. E dominare a Kiryu. C'è l'energia viola. Aia. Ma quante barre ha? Allora, intanto abbiamo 404 punti. Sì. Io ci provo una volta, e poi se no il boss è tuo. Allora. Ciao Bruce! Vai!
Ultimo boss di Yakuza. Mafia cinese is the way. Sì, siamo all'ultimo boss, Bruce. Comunque... Mafia giapponese, Lo so che qui c'è questo luogo comune per cui sono tutti uguali, ma non è così. No, zitta. Vi giuro che non è così. Vai, metti qua. Ormai andiamo dritto secco. Mancano pochissimi, vedi, c'è l'obiettivo di fare... 64, non faccio niente. Basta, ok. Mi curo perché faccio schifo, abbiamo anche poche cure adesso. No, tanto... Faccio un primo tentativo io. Sì, sì. Poi ci provo io. Picchia sta carta. No, comunque la carta con i tatuaggi... Tu hai un cazzo di drago e lui è una carta. Cazzo di giochi vecchi, questa inquadratura di merda. Va bene. Guardalo, tutto così. Da dietro c'è una cura. Come è fatta a prenderla però? Anche lì, sentite di tutta voglia. Ma che due... Minchia, quanto schiva. Ma non riesco. E lui c'ha anche il nome figo, si chiama Akira. No, no, Akira. Non lo cogliamo il programma. Incitiamo. Akira è figo, però. No? Mica, è di un lento, porca. Però puoi prendere queste cose che gli altri non possono. Vai. Bello. Ah, puoi dire arrangiato. Appena prendi l'arma, puoi fare la fuga lo stesso, con la sorbissima. Bella. Mi hai rotto i coyotes. Bella, allora, vai. Mi stai distruggendo tutto l'arredamento. Ho appena iniziato. Comunque col bis ti hai fatto più male tipo l'altra volta. Perché mi succedono dietro le cose. Sì, sì. La palma, guarda. Sto cercando di mettere pausa per curarmi. No, il bot ha tolto in automatico un altro dei bot che scrive. Ah, ok. È figa sta roba. Sì. Allora. Vieni qua. Vieni qua. Riproviamo. Sì, no, gli oggetti contro di lui mi sembrano il modo migliore per affrontare il problema. Super. Lo alza e lo piantiamo per terra. Bellissima questa. Davanto. La stamina. Poi tanto più di così non può salire. Alla viola. No. Sì, il vantaggio quando muore è che ti fa resuscitare comunque con la vita piena. No, anche lui non era fatto quello di sicura, ma era andato al massimo, quindi c'era. Lasciami prendere la palma! Vai. Ficus, che cavolo. Sì, la palma, si può andare per palma. Ah, sì. E adesso prendo il divano. Divano. Contro il vetro. Ah, che bello. C'è un divano qua. Te lo pianto in testa anche questo. Sti cavoli. Beh, ok, è stilosissimo. Sì, no, quel divano con gli oggetti è fichissimo. Prendi un altro divano. Amici d'infanzia, si vede. A divanate in faccia si ritrovano dopo 10 anni di galera. Toh, prenditi questo divano! Mamma mia, che schifezza. Vai a prendere un altro divano, ci sono le rose!
Oh, così vai là, ci sono altri divani e c'è anche la c'è una cura, c'è. Scabelli che sempre vanno bene. Minchia, quanta cura fa? Dal massimo del blu. Super. Grazie Bruce. Ma quanta violenza ha sto gioco? Ma quanta è fichissimo. Poltrona in testa. Pacco tutto. Sto bambino dobbiamo ripagare nuovo. Vabbè, abbiamo 10 milioni di yen, non so quanti sono, immagino che se si è mossa la mafia sono tantissimi. Vediamo, io intanto andavo su quanti sono 10 milioni. 10 milioni di yen sono... Cioè, quanti zeri ha? 3 miliardi, ogni miliardi. Allora, milione o miliardo? 10 miliardi di yen. 10 miliardi di yen. Testata. Poi lo prendiamo e lo piantiamo dall'altra parte. Io ho messo tutti gli zero giusti. Ah, minchia, ma che male! 78 milioni di euro più o meno. 78 milioni di euro, vabbè, sono tanti. Mi ha fatto 77,7 qualcosa. Mi ha fatto veramente malissimo, mi ha fatto da super in faccia. Come ti capisco, buona continuazione a te, mi spiace. Vai Raffo, tranquillo, grazie di essere passato. Ciao. Ultimo boss. Poi stavo andando da questa parte. Beh, adesso ci arriviamo al massimo. Ancora attack damage su tutte le cose, vedi? Oh, ah no, però di qua continuo, cazzo, altri tre. Aumentiamo la barra e basta. Super. Balziamo, salta, lo piantiamo. Boom. Figata, resta qualche secondo sospeso con la testa. Braccio teso. Pugni! Senza neanche parare, un pugno a testa. Traumi del passato, qua un po' gli Holly e Benji che si ricordano tutto mentre si picchiano, ormai. Oh, Dragon Ball, sì. Apriamo un'altra stanza con la schiena di Kirin. Di Akira. Akira. Aspetta, vieni nell'altra stanza, aspetta che c'è un'altra. Scusa. Dai, ma minchia! Ma non abbiamo energia! Vabbè, allora. Beh, anche tu con questa tecnica veramente fai un passo ogni 10 minuti. Sì, però appunto non, quando parlo tu poi la rompe la parata. Mentre con le altre no. Ciao Rao! Parte finalissima! Bastardo, si cura di nuovo. No, vabbè. Ci sono ancora dei divani in teria, poi. Io sto da prenderli. Dove cazzo sei? Dall'altra parte. Ah, no, non so più. Aspetta. Pure. Devo fare quello. Aia. Quanto ha rinnato energia verde? Sì. E di non ripantiamo per terra perché secondo me non è avuto abbastanza. Allora, come tattiche vedere un'altra stanza. Qual è la tua stanza che dici? No. Ok. Questi sono i divani, in effetti. Vieni. Divano. Ma questo è un po' grande.
Palma. Prendo la palma, vai, vieni qua. Vieni che ti prendo una palmata in testa. Come far ragionare agli amici? No. Senti, sei un testa di leader. Sei liberato. Altra scenetta. Ma i sub inglesi qua? No, raga, in giapponese non lo so. adesso non sappiamo il giapponese, in effetti neanche più i sub. No, basta. L'ultima parte non la fa neanche subata. Troppe parolacce. Sempre colpa di una femmina. Oh! Bella. Io quanta barra gli ha tolto. Dai che... Un attimo, ho preso il tavolino. E ci ha arrabbiato tantissimo. Caccate qui, l'abbiamo sentita qui. Caccate qui? Mi sta ammazzando di botte però. Non si può più prendere. Adesso se riesco ad andare di là, prendo il divano, ma non... Aspettami. Cacate qui, vieni. Ok. Qui c'è più pianoforte comunque. Vaffanculo! Eh là là, dopo 25 minuti di combattimento ce la fa! Trema tutto! Carpa! Pesciolino schifoso! Almeno potevi diventare un... Com'è che si chiama? Non Magikarp, per la... Evoluzione di Gyarados. Gyarados! Sono tornati sub! Dai, hai trovato una mamma e un papà. Su, sei felice adesso. Oh, che roba trash. Yumi, cosa? Mi dispiace, io. Non potevo dimenticarmi di te. Guardavo questa immagine spesso, dopo che la mia memoria è tornata. Ero debole. Per dirti la verità, mentre avevo l'amnesia, avevo delle memorie distanti di te. Non potevo ricordare il tuo nome, ma il tuo sorriso e il tuo modo di fare mi tornava in mente spesso, ma non sapevo chi fossi, non potevo ricordare niente. E non potevo... Non potevo aspettarti. È per questo che sono finita con quel coglione di merda di Jingu. Ma nonostante abbia perso tutto, inclusa Haruka, lei era il mio unico vero tesoro. Ed è per questo che quando ho dato il mio addio ad Haruka, le ho dato questo pendente. Volevo che avesse qualcosa che mi è molto caro. Mi dispiace di averti fatto attraversare tutto questo bel bordello. Devi essere spaventata. Kazuma? C'è ancora qualcosa che devo fare. Che deve fare? Farsi saltare in aria perché è una roba veramente che non si può vedere. No. In che stai soldi, immagino. Beh, 78 mila di euro, quanti sono? Mamma mia. Il cavò. Sti cazzi. Altro che Breaking Bad. Ah, vabbè, ho capito, ma 78 mila di euro come li hanno messi? Oh, monetera 10 centesimi.
Va bene. Non facciamo cazzate, eh? Sì, sì, vuole far esplodere tutto. No, portate un po' via, man. No, sei serio? Ma puoi? Infatti la sto guardando stranito, che cazzo fai? Aia. Il ginocchio no. Ancora? Mica, ti ho già dato tante quelle botte a te, che basta. No. No. No, ancora no. Mamma. Ma dai. Rispondi, stai bene? Ti sembra che stai bene? Ma puoi, non puoi andare di nuovo. Finalmente dietro. Ma che gli non dentro insieme ai soldi, che tanto la bomba esplode lo stesso. Non c'è nessuno che li aiuterà. Morirete tutti qui. Ma... Ecco qua, muoiono tutti, muoiono. Mamma mia, che tragedia greca. Portati via la bambina, va? Non lascerò che questo buco di culo la faccia franca. Ora sai, la responsabilità è mia, quindi lascia che lo faccia. Dai, la prima volta che fa qualcosa di... Carpa! Beh, ragazzo, però potevi aspettare che portassi via la bambina. Ma che cavolo succede? Il barbone continua. Più non lo soldi. Quindi c'è stata un'esplosione, ma i soldi non sono... Da tutti. Anche questo è un... Finito! Lo sto pigliando di acuta. Sì, è certo. L'esplosione è arrivata fino a dove erano loro, ma non è andata oltre. Mi dispiace, Haruka. Alla fine sei riuscita a chiamarmi mamma. Yumi. 10 anni fa, no, anche prima. Mi dispiace di non avertelo mai detto. Che io ti amo da tanto tempo. Mi ha tenuto in salvo per me. Shinji l'ha preso da Nishiki prima che morisse. Magnifico. Tornato da me. È l'unica cosa che mi hai mai dato. Come regalo. Grazie. Penso che stessi cercando di scappare da tutto. Da te. Da Nishikiyama. Ma sai cosa? Non ho rimpianti. Non ti dimenticherò mai. Scusi che io ricordi anche nel... se perdo la memoria di nuovo. Ho fatto questo tatuaggio. La regina della notte. Che fosse una notte o solo uno due anni. Volevo vederti ancora una volta, Kazuma. Il mio desiderio è stato esaudito.
Ho casa! Cucciolina! Sappiamo! Non importa cosa succede. Non scappare. Perché se lo fai, la tua felicità scatterà come la mia. Capito? Scappare non è una risposta. Brava, questo è vero. Ciao Venom! Non ho detto però a casa. Ho dato qualcos'altro in giapponese. Sembra che abbia un voto basso. Oh mamma. Che disastro, che disastro. Che disagio. Quanto sangue. Va bene. Ciao papà. Mi adotti, vero? Sì, ma voglierla spiegare. Scusate, sono solo il capo della Yakuza, lasciatemi stare. Fermi. Ma spiegherò dopo. Abbassate le armi. Non hai fatto niente di male. Se vieni arrestato per questo, non uscirai mai più. Quindi vieni con me. もういいんだ。わかった。ユミもニシキも。ユミニシキも。もうみんないない。 Tutti morti. Quindi. Possono anche arrestarmi. Ma ti piglia pugni. Non hai qualcosa per cui combattere. C'è lì a fianco. Non hai qualcosa di prezioso da proteggere. Non scappare. T'ha appena detto la tipa. Cos'ho? Minchia, te lo deve dire lui. Dai, la bambina. Cucciolina. Cucciolina. Se vai in prigione, lei sarà di nuovo da sola. Date. Minchia. E non che scappa, ma dai! A dopo, state tranquilli ragazzi. Pronto? Sì. E quindi è il capo della mafia, no? Non me lo scappa. Abita nella villa che abbiamo distrutto pugni. Quindi abbiamo pianificato tutto? Il tuo successore e il tuo pensionamento? Sì, sì, ho tutto. Quindi sarà la prima volta. È stato eletto ed è impensionato lo stesso giorno. Ho scelto un uomo che avrebbe fatto bene sia per uno sia per Sera che per Kami. Qualcuno che non ti aspetta. No, già lo so. Ehi, ex boss. Ah, gli ha dato lui il caricare. Ok, no, pensavo era quel mongolone. Oh, moshikashite aitsu ga 5 daime nano ka? Era il quinto chairman? Sì. Uomo che ricostruiva tutto il giocato. Bene. Ciao. La bambina? Ma infatti, tu non tornerai? Chi lo sa? Se mi chiami Date, magari appaio. E che sei bambino? Ma io non ti chiamo. Vivrò con mia figlia, quella che si prostituisce per un po'. Come, voglio vedere come funziona a fare la telecamera. Già, non sarò io. Ok, è meglio quelli che sto fuori dai piedi. Niente più giornate stressanti per me.
bella. Io ti dico già che non è così perché arriva adesso nel sesto Yakuza. Ah sì? Ma perché non sai se c'è anche nel settimo? No, no, il sesto è l'ultimo che deve uscire. E quello che è uscito si chiama Year of the Dragon. Non è il settimo. Ah, oh, c'è anche Bubba Bau Bau. Giusto.